Pronto, bravo, 1, 2, 3, 4. Andare molto indietro nel tempo, sì. Perché ho cominciato agli inizi degli anni 70. Però c'era un clima culturale. Sì, no, diciamo che per il tipo che sono io, in quegli anni, così avevo scoperto che il viaggio era una necessità per me, una specie di nutrimento totale, no? Viaggio legato a questo genere di ricerca e di esperienza, non certo per andare a vedere, come posso dire, l'esotico, insomma. Sì. No? Mi interessava l'esperienza religiosa di altre culture, eccetera, e quindi poi diventai un viaggiatore, insomma. Ah, ecco, ma da dove scaturiva questa esigenza di religiose di altre culture? Cioè, qual era il meccanismo che è scattato allora? O si hanno o non si hanno, no? È una questione proprio di interesse verso una forma diversa di vita. Io vivevo in un certo genere di società, sentivo che mi stava stretta, che c'era qualcosa che non quadrava per quello che volevo io, no? Non era quello il fine, ecco, per me. E quindi da lì è iniziata una ricerca che è stata interiore ed esteriore nello stesso tempo, no? Perché, ripeto, sentivo che quel genere di vita non doveva essere tutto per me. Quella che vedevo all'esterno, no? Affermazione, buon posto nella società, fine della vita, ecco. Certo, ma qual è stato il libro, ad esempio, che ha fatto scattare? Ma io, se devo dire la verità, ho cominciato prima proprio con una necessità fortissima. Non è stato al contrario, non è stato un libro che mi ha provocato, sono stato io andare a cercare certi libri, che è diverso come percorso. Cioè il classico, ad esempio, era Hermann Hesse, Siddhartha, ad esempio. Per tutti abbiamo detto, certo. Quello è il primo libro in cui uno... invece che libri hai scelto, o che potresti consigliare, ad esempio? Beh, io ho fatto un genere di cammino che credo sia un classico, per cui ho cominciato dalla filosofia indiana, quindi dai mistici indiani, da Aurobindo a Yogananda, a Nisargadatta, insomma. E poi, piano piano, sono approdato a quello di estrazione occidentale e di nuovo a quello del sufismo. Questo è stato... Quello di estrazione occidentale, quello è Gurdjieff? Occidentale? Sì. No, lui è un orientale, un medio orientale anche lui. Sì. No, parlo del nostro misticismo che può... abbracciare da Origene fino a Santa Teresa d'Avila, insomma, da San Giovanni della Croce a Giuseppe da Copertino. Quindi questo è il percorso che si potrebbe, cioè ideale che uno potrebbe anche così consigliare, potrebbe essere questo. Quindi, sì, mistici. Io sono per la totalità, non riesco a concepire la parrocchia come una cosa che sta contro altre, no? La religione è universale, non si può, come pensa qualche cretino, insomma, non essere contro un altro che fa un'altra ricerca. Ho capito, quindi questo è stato una ricerca verso dei libri all'inizio, questo viaggio. No, ripeto, all'inizio è stato proprio un fortissimo desiderio interiore di cercare una via che mi congiungesse, che mi abbeverasse a un'altra fonte, insomma, che mi facesse bere. E poi conforto nei libri, no? Trovare delle affinità. Capito. E questi viaggi, che viaggio, quali viaggi? Non mi ricordo perché non sapevo, andavo... Sì. È stato il primo viaggio? E che se lo ricordo più, ma non ricordo proprio il primo, non ricordo. Comunque l'area inizialmente era quella mediterranea, sicuro, poi mi sono spostato verso il Medio ed Estremo Oriente, Estremo fino a un certo punto, no? Che citavi, ad esempio, Monte Athos, oppure... Monte Athos sono stato diverse volte, sì. Il monastero di Santa Caterina, quello del Sinai. Sono stato
in Turchia anche 3 volte. Dove? 3 volte girandola, sì. Proprio, 3-4 volte in Egitto, cioè di quelli, sì, che ho frequentato per un certo periodo. Il famoso Konya, dove ci sono questi... Konya ci sono stato 2 volte. Dove ci sarebbero questi dervisci, sì, che... Ci sono ancora? Sì, ci sono ancora? Sì, sì. Ah. I dervisci Tuner, sì. Sono 2 gruppi che militano, uno a Konya e uno a Istanbul. Ho capito. E quelli di Konya fanno una festa... ogni anno intorno al 14 dicembre in cui si esibiscono pubblicamente. Ah, ho capito, quindi sono mascherati da attrazione turistica, mi dice, scritto. Però in realtà non c'è, è dell'altro, sì. Non è così, ho, sì, capito, sì. E come le hai scoperte, ad esempio, questi dervisci? Tra le altre cose c'è una priorità abbastanza ridicola, perché sono contrario alle priorità, però per dire, sì, come certe volte le intuizioni possano... Io poi sono tornato giù con una troupe della RAI e ricordo che sono stati ripresi per la prima volta da una televisione occidentale, non erano mai stati ripresi, per cui dico, è anche incredibile come tesori simili poi, sì, siano stati così ignorati. Sconosciuti. Cioè. Ho capito. Ah, ecco. E quindi, ad esempio, per un giovane che si senta portato per queste cose, che cosa consiglieresti? Come, cioè, siccome c'è un mare magnum, sì, o di letture, so, o di... Letture, o di, senz'altro. Cioè, uno si sente, non so, a prendere il catalogo dell'astrolabio, ad esempio, ci sono 50.000 titoli. Certo, sì. Non è facile. No, non è, cioè, facile districarsi, certo. districarsi, sì. Tra Facottiglio, oppure a Milano c'è quella libreria ecumenica sotto San Babila, sì, che è pazzesca, sì, sì. C'è anche l'ottavo, visto. Sì, sì. Però cioè, tu hai dei consigli da dare, oppure? Beh, sia come viaggio, sia come viaggio che come consigli, ad esempio. In generale, per... cioè consigli tra virgolette. Personale, certo, sì. Io posso dire che cosa... Cosa interessa a me, sì, poi uno, sì, fa quello che vuole. Normalmente i monasteri rispecchiano abbastanza il clima da meditazione, insomma, no? Per cui entrare in un monastero di clausura, secondo me, è già un'esperienza iniziatica. Questo in Oriente. Anche in Occidente, assolutamente. Ma come si fa? Cioè, si bussa... Sì, beh, oramai tutti sono, non è più come una volta, anche a Monte Athos, sì, ci sono delle regole da rispettare, perché le richieste magari sono filtrate, però danno sempre il permesso di stare lì 4 giorni per visitare i vari monasteri, no? Ma anche in Occidente noi abbiamo monasteri di clausura eccezionali, insomma, no? Cioè, ad esempio? Beh, quasi tutti nell'Umbria. Adesso però è diventata un po' anche una moda culturale, mi sembra 2 anni fa l'Espresso, sì, lo lanciava proprio come rifugio vacanze intelligenti dei VIP, beh, sì, eccetera, tra virgolette. Non mi, come posso dire, fa nessun effetto la cosa, perché non succede niente, poi uno che non è interessato, che lo vive come fatto, come dicevi tu prima, di moda, l'anno dopo ha già dimenticato tutto, non gli interessa più, il monastero continua a vivere la sua dimensione, no? Mentre invece magari qualcuno che per sbaglio va lì, viene toccato da una cosa, può cambiare la sua vita, per cui la moda finisce con la stessa... Sì. Cioè, questo? Grazie. Ah, grazie, questo è vero. Ah, grazie, uno. Sì. No, così ideale, perché l'interessante delle vie dello spirito è la peculiarità di ogni caso, sì, no? Per cui uno può arrivare a una cosa per una strada impensabile e viceversa, no? E questo è vero. Non è giusto dar consigli, secondo me. Ho capito. Quindi l'unico consiglio che potresti dare a... per questo ritorno, diciamo, del giro in India, del giro in Oriente, è quello di visitare i monasteri, ad esempio. Secondo me sì, sono sempre... È sempre un punto fisso. Cosa, sì,
Sì, sì. Quindi prima, soprattutto Turchia. Turchia e Egitto. Dove sì, c'è regione, credo, c'è, c'è un monastero. E invece per quanto riguarda l'India, c'è un l'India particolare... non la conosco, ah, quindi no. Ah, non sei mai... No. Ah, penso, quindi è stato più un, sì, sì, un discorso di me... Sì, ah, mi sono spinto anche fino... mi mancano proprio la Cina, il Giappone, perché probabilmente... bisogna andare in posti sicuri, ecco, no? Dico, andare a Tokyo è inutile oggi, sì, è come New York, insomma. Sì, questo è vero, sì, sì, so. Questo lo so, sì, sì, ho capito. Ad esempio nel monastero di Santa Caterina del Montesine, cioè c'è la possibilità di restare lì? Dipende, guarda, i casi sono sempre speciali. Sì. Io ricordo un aneddoto proprio del Monte Athos, dove appunto... normalmente si può entrare, normalmente ti accettano. Sì. Una volta ho visto della gente che veniva mandata via. È interessante anche questo, perché poi quelli che accolgono sentono se effettivamente... Sì, dipende anche dall'approccio. Esatto. C'è il portinaio, penso, che selezioni così dal turista. Nei nostri monasteri di clausura è la stessa cosa, dico, quelli italiani. Sì, sì, sì. Sì, possono accogliere così... come una carità chiunque, sì, 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 però poi l'importante è riuscire ad avere comunicazione anche con certi calibri, no? Se no è inutile, tanto per mangiare il pasto dei monaci, una minestra se la fa anche a casa. Sì, 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 ho capito. Invece, ad esempio, il Monte Athos, tu quindi hai potuto... Sì, io sono stato lì. Sì. Molto tempo? Molto tempo, compatibilmente col fatto che poi... sono vite molto dure, quindi se vai lì e assisti alle loro liturgie, come ho fatto io, bisogna svegliarsi alle 3 del mattino, ti capita di stare magari all'interno di una piccola chiesa per 6 ore, non sono cose facili. Sì, 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 sì. Cioè, se uno va lì per dormire, è chiaro che certo, non trova nessun problema, no? Poi ci sono anche disagi da affrontare in certi monasteri, in altri, nei nostri per esempio è già più facile, no? Quelli del Medio Oriente capita di trovare delle difficoltà, e bisogna vedere se si è pronti, perché sennò possono far nascere l'effetto opposto, no? Di quello desiderato, perché poi specialmente la nostra civiltà oramai è molto comoda, non riesce a sopportare disagi che una volta magari in altri, altri momenti storici erano anche più socialmente condivisi. Oggi, se non hai le lenzuola pulite, no? Un bagno, dove comincia a diventare difficile. Sì, questo è vero. Sì. Ma ad esempio nel monastero di Santa Caterina lì c'era un'atmosfera particolare. Sì, non ci sono stato. Sono posti, deve essere fantastico. Sono posti straordinari. Sì. Sempre dei monaci ortodossi, questo mi sembra che dipende dagli ortodossi. Sì, esattamente. Il Monte Athos, sì, quello lì. Lì ci sono strane convenzioni che non ho mai capito, perché non mi interessa neanche la loro normativa, devo dire. Sì, no? Sì, per sì, cui. Sono a volte finanziati dal governo, poi non capisci bene, poi invece sai che sono autogestiti, che non conosco bene la storia, dico. Ho capito. Sì. Ma ad esempio, tornando all'ultimo disco, quello, cioè, no, non è ancora l'ultimo disco, al Kyrie di questa messa, no? Ho letto, quello che sarà. Sì, appunto. Ho letto un'intervista nella rassegna stampa in cui dicevi che avevi fatto sentire il Kyrie a delle suore di clausura. Sì. Così, esatto. Ecco, ma ecco, l'ho fatto ascoltare a delle monache clausure, che amiche mie che l'hanno lodato. Ad esempio, come nasce questa amicizia con queste monache di clausura? Cioè, le monache di clausura possono... cose particolari, naturalmente, non è che... Cioè, ma dove le conosciute? Non è che adesso... Non è neanche giusto descrivere questo genere di contatti, perché sicuramente siamo legati da una ricerca comune, per cui
ci sentiamo molto, allora ho capito, tutto il resto, l'apparato, diciamo così, istituzionale viene un po' meno di fronte a certi incontri, certe, no? Non ho capito, ma trovo giusto così. Sì, sì, ma quindi tu sei andato nel loro monastero? Certo, per forza, sì. Sì. Ho capito, no, molto interessante questo. Molte volte sono stato là, sì. Ah, ho capito, perché appunto dicevi sempre in qualche intervista che ti hanno scritto che hai stimolato delle vocazioni, sì, sia... anche questo però, vedi... Non è giusto dirlo, perché poi sembrerebbe che in qualche modo sono la causa, invece so benissimo di non essere niente, se non che magari per coincidenza in un momento preciso della vita di una persona è successo che delle ragazze, ascoltando, seguendo e avendo una vocazione, poi non è che io sono stato la causa del loro ritiro, si sono ritirate in convento perché in qualche modo era il loro destino, no? E forse l'incontro con la mia musica ha anticipato di un pochettino, sì, non so se perfettamente, se, sì, 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 sì. Però è vero, questo è un fatto vero, sono successi diversi casi di persone che scrivono dicendo, ma ripeto, è un fatto anche di carineria da parte loro di comunicarmi questo genere di cose, e sono abbastanza cosciente da non pensare di essere chissà che cosa. Ma caso scatenato, sì, no, beh, certo, no. Noi la vediamo nell'ottica, sì, così dei fan che scrivono eccetera eccetera, questo certo, penso che non c'entri proprio niente. Ah, però è vero anche questo, e così come nelle pitture, sì, ci sono queste suore, ho letto sempre in questo libro che tu dipingi delle suore, è vero? No, mi è capitato di dipingere qualche suora, ma non è che faccio le suore. Insomma. Sotto il nome di appunto questo Barzani. Di Sufran. Sufran Barzani. Esatto. Sì. Ma Barzani è un cognome curdo. Curdo, sì. Perché mi sembra che uno dei leader curdi sia. Questo famolato Barzani. Ecco. Ma ecco, come adesso, come pittore è una cosa a sé estemporanea, oppure commerciale, oppure è una. Commerciale è una cosa che ho iniziato un paio d'anni fa, circa, adesso siamo quasi a 3 anni, ho iniziato a dipingere per cercare di capire un handicap naturale proprio, no? Che poi capisci che non è naturale, ma cioè, sentivo di essere negato completamente, no? E volevo capire questo blocco, per capirlo non ho fatto altro che cominciare a dipingere, no? Ho capito. E devo dire in qualche modo che ho superato una cosa che credevo fosse una naturale incapacità, poi invece approfondendo ho scoperto che si trattava di un blocco, non so, di un... Sì, sì, però... è un po' come una persona che a cui piace la musica, ma che è stonato, no? Sì. Un po' la stessa cosa. Sì, sì. Allora uno vuole capire perché non riesce a cantare. È vero. Una cosa che sente nella testa che gli piace, non riesce a usare la sua voce in modo tale. Sì. È possibile superare questo? Beh, a me è successo, poi posso rimanere naturalmente un mediocre, questo non è importante, no? Dico, è importante che da un certo punto di vista sono diventato un pittore. Ho capito. Il Sargiano mi ha detto, dimmi questa frase, il massimo dell'arte minima. Sì. Non so, l'ha detta lui. E mi ricordo. Io adesso sono, penso che sia quello. Ma, sì, quello lì. Ho capito. Che infatti si ispirano anche all'arte slava. Sì, hanno qualcosa di bizantino. Sì, 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 ecco, esatto. Però queste cose non vengono messe in vendita, cioè non sono... Adesso no, però farò... Una mostra l'anno prossimo, penso. Ah, sì? Sì. A Milano. A Milano? Stiamo concordando, sì. Ah, ho capito. Come Barzani? Come Barzani, certo. Ah, ho capito. Ah, questo è uno degli... Ecco, poi mi interessava un altro discorso, sempre su questo discorso di... Il film, questo eventuale film che si intitolerebbe Patetica. Sì. Patetica, no? Questo fatto di questo autore... È la stessa cosa di questa della pittura. Cioè, che parte dalla... In fondo, però... Diciamo che nel caso di questo film ci stiamo divertendo con Ghezzi, perché praticamente è una cosa che potremmo non fare mai, però in qualche modo
Con chi lo faresti? Con Enrico Ghezzi. Ah, ho capito. Stiamo lavorando da anni, no? Così ogni volta ci incontriamo, andiamo avanti e vedremo se di questo in che in parte è un po' autobiografico questa, sì, questa cosa, sì. Perché avendo letto, cioè, tu in parte sì, è vero. Parlavi di questo, dicevi che hai fatto 6 mesi di pianoforte impegnandoti come un samurai, sì, è vero? È la verità, sì. Ho capito, cioè, infatti io avevo un amico d'infanzia che studiava pianoforte con un insegnante che non mi ricordo più chi era, un insegnante ebrea, e lì l'aveva iniziato, aveva incominciato a suonare subito Beethoven, mi sembra il Chiaro di Luna. Allora, come me? Una cosa così, gli aveva messo proprio il Chiaro di Luna, però non sapeva suonare. Beh, però straordinario, ma io non lo sapevo che mio amico c'erano dei precedenti. Sì, sì, questo qui, sì, sì. 15 anni fa, sì. Era un insegnante di musica che l'aveva messo a suonare. Pensa. Mi ricordo il Chiaro di Luna, lui mi suonava il Chiaro di Luna, sì. Però molto, sì. Così, però entrava da lì, non entrava dalla partenza, dalle scale, poi dopo faceva anche il resto, però era un altro. E allora questa cosa qui che mi è sempre rimasta impressa come un metodo molto rivoluzionario, l'ho capito ancora di più, così. È molto interessante questo, questo fatto che poi si innesta sul fatto dell'opera, cioè sul discorso della musica colta, che è un po'. Sì. Sclerotizzata, certo. E è una musica pop così che è molto vivace, che però spesso a volte è incolta, esatto. E cioè, quindi ecco, bisognerebbe unire le due parti, esatto, questa cosa qui, sì. Che è una cosa molto interessante, non so se hai letto la critica di Paolo Isotta che ha fatto su di te, quella sull'Europeo? Sì, ecco, quello lì con Paolo Brogi è un caso, sì. Di radiazione dall'albo dei giornalisti, perché no, ma veramente, perché lo sai l'errore che lui ha commesso? Sì, di aver confuso. È gravissimo. Cioè, lui si è fidato di una risposta, sì, in un'intervista, pensando che fosse vero. Sì, io non ho tagliato un bel niente. Sì, sì, sì. Tu come critico non conosci un pezzo, hai la presunzione quindi di criticare una cosa che non conosci perché non l'hai mai sentita, ma addirittura partendo in quarta dicendo certo che lui non poteva cantare quella parte che ha tagliato perché era troppo difficile, quale parte, di quale parte? Sì. Sono cose abbastanza gravi. Ma penso che lui però era prevenuto. E questo che dico... è in ogni caso il prevenuto. È quello che non si fa mai, perché uno che è prevenuto su una cosa non la critica neanche, cioè non la considera. Oppure, sì, più furbo, cioè criticami dicendo non mi piace per niente come... no? E nessuno può dire niente, ma se scendi e ti sbilanci e ti esponi in questo modo... rischi il ridicolo come l'ha rischiato lui, il ridicolo, perché devi conoscere le cose prima di criticarle, secondo me. Lui doveva avere la bontà di leggersi la partitura, se non la sa leggere se la fa leggere da qualcuno per lui, verificare, ascoltare almeno 2 o 3 compact di altri, capisci, doveva fare un lavoro che non hanno neanche voglia di fare. Sì, lui ha voluto... Sì, mi dà l'impressione di certi critici letterari che si mettono a fare un'analisi critico letteraria dei testi dei cantautori così e sparano al zero. È questo sclerotizzazione, no? Cioè, in questo punto di vista tu sei abbastanza unico, perché in realtà... C'è stato un critico di musica classica che è venuto a vedere la messa, ha fatto una recensione molto bella, secondo me. Ma non perché ne ha parlato bene, ha descritto la sua fatica andare a vedere una cosa del genere, perché era prevenuto, lo dice lui apertamente, no? Però poi ha ascoltato, cioè dico, no? Perché se sei prevenuto e non ascolti neanche, è meglio non uscire da casa, no? Cioè, almeno avere la disponibilità di ascoltare una cosa, ma... ed è più bello quando uno si converte in questo modo, si converte con 4 virgolette, no? Sì. Che dice... Insomma, ero molto prevenuto, però devo dire che mi sono trovato di fronte a una cosa. Ma non perché un artista o un compositore voglia solo le critiche positive, non siamo a questo livello qui, no? È perché le critiche, se devono essere negative, devono avere una precisa, preciso significato. Allora sono accettate, bene accolte e anzi possono, come si può dire... farti migliorare, insomma. Però nella presentazione della messa arcaica c'era un'introduzione di un
maestro gesuita, mi sembra. Di, no, è un monsignore. Sì. Monsignore, così non si capiva assolutamente niente. Cioè, io l'ho letto, non so. Cioè, era molto, molto tecnica, molto dentro le cose, però sono quelle recensioni che proprio molto scolastiche. Ecco. Adesso, ma sai, so, a me una persona così simpatica, un uomo che ha 82 anni, un musicologo wagneriano, no? Ah, ho capito. E lui, per esempio, insomma, ha fatto uno sforzo notevole a immergersi in un altro mondo, sì, sì. Ma è rimasto molto affascinato tra le altre cose. Sì. Ho capito. Ecco, ma ad esempio questa messa, vabbè, sentiamo un po', ma questa messa com'è nata l'idea di... È nata da una commissione, perché veramente non avevo... Ah, proprio su commissione? Su commissione, sì. Ah. Sì, sì. Ho capito, da dove? È nata una sera... io avevo fatto un concerto a Perugia per la Sagra Musicale Umbra e il direttore artistico era questo professor Boccia insieme a Francesco Siciliani, sai, quello, il nostro, è stato direttore sovrintendente alla Scala, sì, dell'Opera di Roma, insomma, uno che è stato importante per la cultura musicale italiana. E mi pare proprio un'idea di Francesco Siciliani e Boccia insieme di commissionarmi questa messa. Poi io dico, ma chi lo sa, ho cominciato a lavorare e poi la cosa... Ma l'idea era quella di una messa liturgica, cioè da usare poi nella liturgia o no? Ma questa perché messa potrà essere usata? Potrebbe essere? Senz'altro, potrà e potrebbe, certo. Perché lì a Sant'Eustorgio, ho visto che non c'entra niente, certo, con la liturgia. Sì. Però potrebbe essere... Sì, senz'altro. Ah, sì. E quindi è nata così la... Sì. Ecco, ma tu quando dici in quel libro l'opera, tu dici che tu ti senti attratto per l'opera anche se hai delle resistenze per arrivare a quello. Nel mio caso, sì. Nel caso dell'opera tradizionale. Nel tuo caso. Nel mio caso. Oppure ho proprio segnato anche la parte... Sì, ma credo di capire cosa... Perché è una cosa molto interessante, perché tu dici... Che è come se ci fossero dei, non dico dei segni misteriosi, sì, ma è molto interessante questo fatto, perché il mio centro musicale sarà probabilmente l'opera. Sento che sta andando tutto in quella direzione. E questo dimostra come effettivamente noi tutti spesso siamo utilizzati per disegni complicati e misteriosi. Questo mi interessa. Questa messa per me è stata una verifica ancora di questo che dicevo in quel libro. Nel senso che c'è qualcosa che ti spinge anzitutto ad andare al di sopra delle tue possibilità, sì, quindi già di fare uno sforzo di superamento dei propri limiti, no? E nello stesso tempo qualcosa che ti aiuta a risolvere queste difficoltà, sì, no? Tu hai sentito in questa messa, c'è qualcosa, onestamente, cioè dico, sì, senti che è pervasa di... sì, è molto intensa. Sì, 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 esatto, per cui quando diciamo messa arcaica anche possiamo dire di cose arcane dentro, no? Scusami. Sì, sì, no. Ed è una cosa che per me sta diventando sempre più seria, sempre più rivelatrice di dimensioni sottili... E come essere il guardiano, no? Di un giardino meraviglioso di cui non sei proprietario, oppure essere proprietario di un campo di sterchi, insomma, di usiamo un altro termine, di rami secchi, no? Ecco, c'è questa differenza tra l'essere una persona sganciata da influenze superiori, no? Però apparentemente padrona di se stessa, invece essere servo di qualcosa di grande, insomma. Mi spiego bene? Sì, ma voglio dire, questa tua attrazione, comunque questi segni che ti portano verso cos'è, fanno parte di un piano, secondo te? Tutti facciamo parte di un piano, poi c'è chi lo accetta no, e lo sviluppa, c'è chi non se ne cura, chi pensa di essere invece così in balia
casualità, no? E chi invece segue forze di sinistra. Mm. No, sembra quasi che ci sia un... ti sei chiesto se c'è una specie di piano, non so, segreto, per cui tu parti da, non so, da quello che fa la gavetta nella balera, sì, sì. Poco a poco, arriva a esprimere per una certa... è così, ed è sempre più chiaro nel tempo, nel senso, assolutamente. Se, ma... l'incidente al naso per me è stato il primo segnale di un avvertimento, sì, sì, assolutamente. Capito? No, te lo chiedo particolare perché io prima facevo un inviato di guerra, no? Quindi ho girato, ho fatto diverse, sì, eccetera, eccetera, e mi sono trovato a Međugorje e mi sono accaduti degli avvenimenti, non è che sono avvenuti degli incontri, dei segni, così, sicuro, no? Certo. Per cui mi hanno stimolato a scrivere e a... come se io fossi guidato verso un certo sbocco che non è quello di fare giornalista, ad esempio, che è piuttosto banale, tutto sommato. Sì. E allora la cosa, leggendo tra le righe questa intervista sull'opera, sì, ti chiedevo appunto se questo fosse un... Sì, sì, io ne sono convinto ed è una cosa che mi piace sempre di più, ecco. Quindi c'è questo, sì, gioco anche di segni, probabilmente, sì, di gente che tu non hai mai visto, che magari ti porta verso un... Sì, sì, senz'altro. Ah, quindi questo lo confermo. Ecco, ma tu hai in programma, in futuro, che hai in programma un'opera, veramente? Cioè hai impostato lo studio un'altra? Di una prossima, sì. Ah. E puoi anticipare qualcosa? Sì, però sai, è un lavoro appena iniziato, certo, quindi non so neanche se riuscirò a portarlo a termine. Si tratta di un lavoro sulla caduta di Troia. Ah, sì, sì, ecco, lo dicevi, sì, anche sulla guerra di Troia. Sì. Uh-huh. Sì. Ma un'opera in questo caso. Come le altre? Continuo a seguire questo stile che oramai potrà avere dei mutamenti, io non lo so, ma in qualche modo negli ultimi anni si è consolidato, ecco come... Ho capito, però tu dicevi in questa intervista sempre, equiparavi un po' Battista a Puccini e Strauss, ho letto bene? Battisti? Sì, Battisti, dicendo Battisti è un grande musicista e poi saranno questi qua i continuatori, in futuro verranno letti come dei continuatori. Secondo me è vero. Sì, sì, credo proprio che... Cioè che la musica... cosiddetta leggera oggi può essere, in realtà era musica, sì, classica. Si è trasformata, cioè una volta, sì, una volta aveva anche, e così noi difficilmente riusciamo ad analizzare cose che sono passate, cioè scusami, o meglio cose che accadono al presente, esatto, perché siamo proiettati. Non le storicizziamo. Esatto. E quindi una cosa così lontana dal tempo, dalla classicità, così, può sembrare veramente stonata, e in effetti lo, sì, è da un certo punto di vista, perché i compositori tradizionali, parliamo della lirica che è la più vicina alla, sì, musica leggera come forma proprio di espressione, però era molto più raffinata, più curata, aveva proprio più studio, no? Sì. Oggi tutto è diventato più spontaneo, sì, se vuoi anche più superficiale da un certo punto di vista, ma la scintilla del talento che c'era nei musicisti tradizionali c'è oggi in quello della musica leggera, senz'altro. Il talento proprio, no? Cosiddetto. Poi tra 50 anni si vedrà, perché poi alcune cose che per noi sono oggi si mettono in comparazione, fra 50 anni non avranno neanche più senso, no? Questo voglio dire che nell'Ottocento è successo che tantissimi operisti, no, non sono riusciti a superare il decennio. Sì, sono, non dico, spariti. 50, spariti completamente, ce n'erano centinaia, no? Ma non è rimasta traccia, e sono rimasti i più importanti. Verdi, Puccini, poi sono quei 4 o 5 nomi, no? In realtà. Sì, sì, sì. Ecco, sì, allora fra 50 anni resteranno pochi, naturalmente. Oggi c'è così una tale produzione che uno dice, oddio, ma è una cosa sconfortante, ma poi... tempo cancella tutto. Capito. Tuttavia, ad esempio, nel cammello, sì, no, chiamiamole così, nelle tue canzoni, sì, no, hai tolto radicalmente la ritmica. Sì. Così. Questo, come mai? Cioè, è un
come, è per una scelta. Io ho pensato, scegli un linguaggio colto e elimina la ritmica, sì. È vero? Oppure no? Cioè, questo come discorso è come mai tutto la ritmica, sì, cioè per dargli un'impostazione più classica oppure per eliminare un linguaggio, sì. Mi scusi, quindi le ho. Come stiamo parlando del discorso della musica leggera, musica chiamata così colta, no? Una volta si diceva così. Ecco, sentendo il cammello, ti dicevo, tolta la ritmica. Ecco, ma in pezzi come L'ombra della luce, non è pensabile, perché sono come nell'ultimo disco, c'è uno che si chiama Haiku, non si può pensare a una ritmica perché nascono come dei brani meditativi, diciamo, no? Quindi la ritmica è necessaria quando una pulsazione ritmica lo richiede. Però quindi... c'erano le vecchie canzoni riarrangiate. Ecco, per esempio, lì in quel caso è stata una forzatura nella prima versione, non nella seconda. Dico, un pezzo come Re del Mondo, che continua a mettere in repertorio, è perfetto così, come era nato. Poi, per... come abitudine anche per il nostro mestiere proprio tipico, no? Del campo pop, metti una ritmica che però poi vedi che è stata meglio toglierla, insomma, no? Mentre altri invece anche Strade dell'Est, forse Strade dell'Est ci ha guadagnato di più adesso, è più però un brano come nell'ultimo disco che si chiama Atlantide senza ritmica perderebbe secondo me il 50%, ecco. Ah, ho capito. Quindi il linguaggio va di volta in volta, non è che è un linguaggio povero, no, rispetto, non si può generalizzare. Capito. Senti, ti volevo richiedere invece questo discorso del Il Re del Mondo, no? Vabbè, anche io ho letto quel libro di Guénon, eccetera. Tu credi veramente, cioè, ne parlavi come se stesse un burattino invisibile, dicevi così, secondo te? Io l'ho sempre pensato, ma è relativo a un genere di influenze, come dicevo poco tempo fa, di estrema sinistra, per, se vogliamo differenziare, non usiamo questi termini che sono stati utilizzati dalla politica, ma diciamo di luce e di ombra, no? Ecco. Sono due mondi diversi, il giorno e la notte, no? Allora, un certo genere di energia, cosiddetto di ombra, di zone scure, e questo genere di burattino, cioè influenza le persone a fare atti che non sono, dal mio punto di vista, sani, no? Cosa sarebbero, delle atmosfere? Sono delle energie, energie proprio che si impossessano degli uomini inconsapevoli, secondo me. Ma c'entra qualcosa il discorso della luna? Per me sì. Infatti lo citavi nel libro, in queste influenze per astrali. Me sì. Adesso, tra le cose, scientificamente è stato sperimentato che con la luna piena aumentano gli omicidi. Ma sono influenze, siamo degli esseri dominati da influenze astrali. Però Yogananda diceva che uno può anche non farsi influenzare, ecco, è lì la differenza che c'è tra, no? L'uomo cosciente e l'uomo incosciente. Dico, la luna fa maree, sposta il vino nelle botti. Parlavi qua della Croazia addirittura, nella citazione. Sì, può essere, credo di ricordarlo, come dire che... Siamo in balia di certe influenze cosmiche. Sì. Cosa credi, che una guerra come quella di Croazia sia un fatto umano? È un fatto disumano. Loro credono di combattere per un ideale, ma in effetti stanno facendo il gioco di certe forze che si scatenano e portano massacri. Sono influenze planetarie. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'uomo dovrebbe studiarsi meglio, tanto per cominciare, e sentire che certe volte è attraversato da brutti pensieri. Questo attraversamento, che poi si può trasformare in odio, che si può trasformare... Sì. È qualcosa che chiamiamo influenza, no? È una cosa materica che riesce a inserirsi nell'uomo e a fargli commettere cose illegali. Ma sono cose che abbiamo di legalità. Sì, ma sono cose che abbiamo dentro noi, sono influenze astrali, planetarie. Le due sono, questo che dici è giusto, perché definisce ancora di più il punto. Sono le due, cioè se una persona supera
il suo stato di animalità, così dire, allora in quel momento si sposta di piano, quindi un certo genere di influenza non lo attraversa. Sì, tipo la tua canzone L'animale che emerge, esatto. Sì. Ho capito, però quindi, ci sono sempre queste influenze negative che però non ti toccano più a quel punto, no? Ho capito. Senti, tornando al discorso dei dervisci, sì. Tu quindi li hai conosciuti? Sì, certo. Ecco, e ti sei ispirato a questa filosofia sufi? Beh, il loro, cioè, questa corrente. Il loro maestro era il grande Rumi, Jalaluddin Rumi. Sì. Quindi mistica, sì, islamica. Leggere le sue poesie, sì. Secondo me è un'esperienza. Sono persone così trascinanti. E poi la danza, vederla e sentire qualcosa di alto è la stessa cosa. Sì. Ho capito. Ecco, e quindi tu ti definivi in un certo senso un sufi o sbagliato? Diciamo che sono un appassionato di sufismo, senz'altro. Ah, ho capito, sì. Però non c'entra niente. Perché io in un'intervista mi sento cattolico e musulmano. Sì. Hai detto così? Cioè, è una battuta. Diciamo che è un paradosso per far capire che non ho una, lo dicevo all'inizio della nostra discussione, sì. Non ho una parrocchia, sì, io sì, sono sì. Religioso e basta, e tutte le forme di religione le rispetto, e se sono non violente, se sono violente capisco che non c'è qualcosa che non va in nella manifestazione di quell'individuo, sì. Che difende quella religione, non so se è chiaro, perché in realtà poi non può esistere un religioso violento, secondo me. Se lo è, c'è qualcosa che non va. Però la storia delle religioni stata molto... E questo è il punto. È stata molto... Sì. Ho capito. E tu, ad esempio, citavi Origine. Sì. Poi dici, la mia idea di reincarnazione è vicina a quella di Origine. Sì. Perché Origine... Questo non... È stato completamente, per esempio, lui censurato dalla Chiesa... Io non ho mai... ad esempio... Lui ha scritto... Ah, non lo sapevo. Sì. Prendi un suo libro... C'è Lutet che ha... tutta l'opera di Origine. E così alcune cose vengono censurate, non si sa come, c'è qualcuno che decide che quella cosa non deve passare. Ah, e nessuno Origine sosteneva, era un, diciamo... cattolico. Sì, certo, sì. Ma voglio dire, per la reincarnazione, che sembra una cosa completamente sì. Lontana dal cattolicesimo, eppure lui sosteneva esatto. Questo? Esatto. Ah, io questo sì. non lo sapevo. Quindi ci può essere un rapporto tra cattolicesimo e reincarnazione? Direi, c'è stato, che non è stato, ripeto, è stato occultato. Ah sì? Sì. Ah, questo è interessante, sì. Non lo sapevo questo, sì. Questo fatto. Quindi questo non lo sapevo proprio. Poi tu però hai detto una domanda, il Papa dovrebbe vergognarsi e vendere tutti i suoi ori. Io non ho detto questo, non ho detto il Papa, sì, perché poi sempre questo le cose detto su un giornale, sì, le so, trasformano. No, dicevo che come gesto sì. È simbolico a quel punto lì, più che realistico, anche se poi potrebbe avere un risvolto pratico, no? Sì. Esistono dei tesori all'interno del Vaticano sì, che non sì. Sono di ordine culturale, diciamo. Ah, ho capito. Capito? Allora, poi non è tanto... vendere l'oro che è, ripeto, un simbolo quanto far qualcosa di pratico nei confronti di certe situazioni, no? Ma forse era in un contesto no, ma questa frase. Cerco di essere chiaro, sì. Dico un aiuto pratico, no? Verso una società contemporanea. Pratico vuol dire anche se hai un palazzo come istituzione, lo vendi oppure ne fai un ospizio per poveri, è un gesto pratico che è allineato con l'insegnamento cristiano. Sì, no? Questo non... Ecco, perché all'interno della Chiesa, quando certe volte si fraintende, sì. All'interno della Chiesa Cattolica ci sono dei personaggi, perché io ho sempre attaccato una certa Chiesa Cattolica, ma non è la Chiesa Cattolica, non è una. Ci sono tante diramazioni, sì, sì. All'interno ci sono preti che hanno fatto delle scelte radicali, non sono aiutati per niente dalla ufficialità, no? Dovrebbero aiutarli, invece vanno a fare convegni su cose che
che sono inutili, no? Allora, e questo è il punto, no? Dico, i monasteri di cui parlavamo prima, sì, sono all'interno della Chiesa Cattolica, sì, o sì, no? Sì, sì, certo, certo, certo. Giusto? Tu poi hai cantato, no, davanti al Papa, certo, in questo concerto, in cui tu, mi sembra che avevi sbagliato una frase, o no, sbagliato, no, no, avevi saltato una strofa. No, no, era stato un momento di particolare, sì, commozione, non emozione, emozione è un'altra cosa. Un momento di commozione che mi ha bloccato, diciamo. Ecco, sì, sì. Ma come mai? Cioè, era come hai vissuto questa? Come mai? Come hai vissuto questa esperienza? Bellissima. Appunto di cantare. Perché la commozione, l'emozione, quando parlano, sì, di emozione, emozione è un'altra cosa. L'emozione è quella che io ho provato poche volte nella mia, sì, vita, no? Quella che dicono gli artisti prima di entrare in scena, quella non la conosco. Mm. La commozione è un nodo alla gola per una comunione collettiva, no? È un senso molto piacevole, un, sì, sentimento, sì, 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 un sentimento che ti impedisce di cantare, perché dire si rompe la voce, ecco, tecnicamente, no? Per cui... Ah, ho capito. Ah, ecco, no, avevo detto che ti eri... una cosa di questo tipo, ma com'era? Per evitare, sì, mi sono autofermato anche per, sì, evitare che quella commozione si trasmettesse, come posso dire, allora a quel punto lì, sì, mi sarebbe, sì, piaciuta, sì, di meno, capisci? Allora, per farla meno appariscente ho fermato la continuazione di quella frase in modo che riuscissi a contenerla. E a... Come mai hai eseguito questi due pezzi davanti al Papa? Cioè, chi è stato che ti ha invitato? È partito da... Vaticano. Al Vaticano? Sì, certo. Ah, è partito da lì. Sì, e tu, sì, hai accettato? Con grandissimo piacere. Mm. Sì. Però tu alla Mecca non sei mai stato? No. Ti piacerebbe andarci? O no? In effetti non ci ho mai fatto caso. Mi fai una domanda... Mm. Bisogna essere musulmani per andare alla, sì, Mecca, questa... per cui non è... no? Infatti non ci potrebbero, sì, neanche far entrare. Appunto. Ma tu non hai mai sentito l'esigenza? No. Devo dire no, perché sento, come dire, un mondo loro, preferisco, non so, anche se nelle moschee ci sono entrato molte volte, insomma, ne ho visitate tante, e mi piace quel clima molto. Ho capito. Forse cioè la tua, cioè l'aspetto dell'Islam che ti interessa di più è forse quello dei sufi, senza, il misticismo, senza, che poi è derivato dal, erano quasi tutti persiani, proprio mi sembra, questo, quindi in realtà sì, sì, erano i vecchi mazdei e zoroastriani, forse è un aspetto un po' marginale dell'Islam più, molto giusto, sì, penso che, sì, sì, è così, proprio, che sia questo, sì, no? Sì. Perché, però tu dicevi mi sento molto, mi sento arabo. Tu in un'altra intervista dice, beh, sono questo aspetto siciliano, e credo quasi tutti i siciliani sentiamo fortemente questa un ascendente, devo dire, notevole, ma che riguarda tutti i siciliani, non solo me. A certe volte mi viene in mente, insomma, Cat Stevens, per esempio, no? Che appunto si è convertito all'Islam e è diventato un bacchettone, sì, musulmano. Cosa ne pensi di queste conversioni che ti cambiano radicalmente? Accettano poi delle cose che possono sembrare assurde. Ma non me la sento di fare una critica, perché, come posso dirti, ognuno ha la sua strada. No? Per me, per come sono io, lo trovo così, per adesso lontano da me. Perché credo a un altro genere di rapporto. Però se per quante persone si ritirano in un convento pur lottando con quel genere di comunità, proprio perché abbiamo sempre problemi a condividere con gli altri la vita, la trovano una loro strada. Per altri, alcuni nel convento si sentono liberi, apparentemente un cittadino lo sente come una prigione. Non si può sistematizzare, credo, no? È vero. Ma tu hai vissuto in convento per un periodo di tempo? Mai superiore ai 15 giorni. Mentre invece Yuri Kamisansk è stato... c'è stato 10 anni. 15 anni, ma adesso è uscito. Cos'era? Monaco? Era, sì, lui è stato monaco benedettino. Ah, però adesso è ridotto allo stato laicale? O... Sì, anche se secondo me lui è sempre uno... È sempre che
è un po' ormai... Tra coloro che sono sospesi. Sì. Ho capito. Io ho sentito l'ultimo suo disco, è molto battiatiano, vabbè, ma quello sai... Sì, è molto... Anche perché quando si affrontano certi temi, siccome li ho già cantati io, si pensa, ma Yuri ha una statura sua notevolissima, sì, proprio... Ah sì, proprio... È forte secondo me, come compositore, come una ricerca molto sviluppata. Senti, poi tu parli, cioè il tuo discorso, meditazione, ecco, ma che cos'è di preciso? Cioè, potresti spiegarlo in... Perché meditazione è una parola forse obsoleta, no? Sì. Che viene... No, però si dice così. Sì, però a me viene in mente subito, non so... Sì. Perché da noi rimeditare, cioè, vedi, perché da noi ha acquistato altri significati. Esatto. C'è una canzone nell'ultimo disco che ti consiglio di sentirtela, così, che si chiama Ricerca sul terzo, che è una specie di didascalica pratica descrizione dello stato della meditazione. L'ho fatto in questo disco, c'è questa canzone che, per cui se ti capita di sentirla, vedrai che lì c'è abbastanza spiegato, insomma. Vuoi che te lo dica lo stesso? Sì, no, mi interessava che tu magari lo spiegassi. Si parte... Cioè non vuol dire stare zitti. Anche nel libro c'è. Sì? Sì. Stare zitti, voglio dire, non c'entra niente con la... No, qui è non una c'è, tecnica, però. C'è, l'ho descritta anche molto, molto dettagliatamente. Comunque, fa niente. È una tecnica... inizialmente di raggiungimento di decontrazione di tutte i muscoli, no? Pian pianino a contrazioni più sottili, quindi man mano che vai avanti nella pratica ti accorgi che credevi di essere rilassato, invece ci sono altre parti più interne che sono più decontratte, eccetera, eccetera, che sono ancora decontratte. Quando si raggiunge una tecnica base, diciamo, in grado di governare proprio tutte le parti del corpo, perché a parte questa forma esteriore, ce n'è una interiore di passaggio di energia, perché in effetti serve a questo. L'energia in quel modo fluisce attraverso il corpo senza interruzione, senza blocchi, no? Ho capito. Quando all'interno si ha una fluidità, si parte a meditare, ecco, e lì ognuno deve provare la sua esperienza, perché è un po' una specie di mare della tranquillità, sì, all'inizio, no? Dove il tuo corpo pian pianino resta in un centro, no? E si hanno delle esperienze, ecco, non posso dirti altro. Sì, no, certo, ma sì, voglio dire, tu usi delle tecniche particolari, cioè tecniche yoga, oppure usi tecniche di una determinata scuola? A questo scuola. Punto io lo faccio già da 22-23 sì, anni, ho una tecnica personale. Ho capito. Certo, all'inizio sentivo di meditazione trascendente. Pensavo che magari ti ispirassi a piuttosto allo yoga, oppure alla scuola tantrica, piuttosto Beh, che... Poi sai, poi tutto... coincide, no? Ogni scuola ha un metodo che segue certe caratteristiche. Io ho iniziato con la cosiddetta meditazione trascendentale. Poi avanti, poi pian pianino sono passati. Ciao Melo. Ciao. Come andiamo? Ho seguito soltanto avevo letto questi libri di Erasnish, no? Avevo letto il commento di Amilarepa, sì, e lui parlava di la meditazione significa non mente, no? Sì. Cioè lo stato di non mente, e si riferiva poi al discorso lui Buddha, si riferisce, cioè sì, alla quello, scoperta del non essere, alla ecco, fine sì, che ci vuole, non esiste, ci vuole tempo, perché per sì, esempio uno dei blocchi per meditare seriamente è il pensiero associativo cosiddetto, no? Che è una specie di macina caffè, infatti, insomma, tutti fermi, no? e quello non riesci con la meditazione, sì, tu trascendi questo stato. Esatto. Cioè, c'è gente che addirittura blocca i pensieri, l'ho detto anche nel libro, ma questo non interessa, basta allontanarli, cioè non vederli proprio
non ti appartengono più, è come una cosa estranea, no? Invece quando il pensiero ti domina, tu non sei in grado di liberarti e per poter scendere proprio, no, e viaggiare. Sì, però è difficile raggiungere questo cioè, sì e no. No, questo stato di essere testimone in un certo senso, sì. Tu segui, è difficile se certo bisogna avere un po' di volontà di superamento no? Se uno sta bene nel suo mondo così grossolano, contento lui, certo che è difficile che lo superi, no? Quindi tu 22 anni che comunque hai sperimentato tutte, sì, queste tecniche, sì, sì. Fino a una personale, sì, potresti scrivere un giorno un libro, tecniche di meditazione, potrebbe essere interessante. È vero, potrebbe essere interessante. E quindi le musiche che tu attualmente componi, o almeno alcune, sì, sono delle musiche da meditazione? Assolutamente sì, quindi, la messa è una ad esempio, ecco, dicevi, sì, questo... Sì, sì. Ah, quindi tu le componi... prima per me. Prima te, col computer, poi sì, il computer detta, sì, al sintetizzatore il quale le esegue. Più, sì, o meno è così il, sì, discorso. Cioè, io devo dirti che ho un pianoforte che si chiama Disclavier, sì, che è un pianoforte tradizionale, sì, collegato al computer. Questa è una cosa veramente nuova, anche se ha qualche, sì, anno cioè? Di vita. Suona il pianoforte da solo. Il pianoforte solo, però il computer... Beh, io scrivo, sì, scrivo sul pentagramma elettronico la cosa... che ho composto, diciamo, e lui la esegue. Quindi la può trasportare di un'ottava, cioè quello che vuoi, lo fa automaticamente, attraverso il... Ah, sì, quindi tu ti senti il piano... Ah, sì, stupenda. Per esempio il Kyrie, che l'ho composto per pianoforte, sì, prima l'ho composto il pezzo al pianoforte. Quando, sì, ero contento, ho trasferito attraverso la notazione, la composizione sul pentagramma. Andate già via. Ha un nome particolare questo computer, questo pianoforte? Disclavier si chiama. Disclavier? Sì. Ma cos'è, una tecnica o... Questo qui è stato inventato da quelli della Yamaha, ed è un pianoforte con dei sensori collegato a una macchina. Ho capito, sì. Disclavier, ho capito. Quindi questa era, diciamo, l'ultima tua... Sembra che sia con la K, eh? Sì, 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 sì. Ho capito. Sono già anni che lavoro con questo pianoforte, sì. Ho capito. Senti, rispetto, io avevo visto queste scale, sì, cioè riferendomi alla tua casa editrice, l'ottava, sì, no? Penso che derivi da questa... Sì, deriva proprio da lì. Ecco, io però... Io l'ottava... Non ho capito. L'ho aperta soprattutto per questo. Ah, ecco, sì, ecco, ecco. Spiegami, è interessante questo fatto, sì, il raggio cosmico... Il fatto dove ci sono gli accidenti, cioè, beh, poi ne hai parlato qua, ma grossolanamente, non ho capito, però. Diciamo, sì, ma molto grossolanamente, Gurdjieff sostiene che l'energia nell'universo si diffonde come avviene per la scala musicale, insomma, diciamo, no? E allora questa energia, ogni do, re, mi al terzo tono, diciamo, sì, ha una deviazione. Ed è quello che nella musica è il semitono dal mi al fa, no? Sì. Poi ancora un tono fa sol, sol, la, si, e dal si al do, secondo semitono. Scusa, eh? Sì, sì, no. Viene in mente la scuola pitagorica, anche sì, se però difatti, non ho capito. Difatti, cioè, il Archimede mistero... e Pitagora erano due grandi maestri di esoterismo. È andato perduto. Grazie, buona serata. Buonasera. Ma sembra, però l'insegnamento non è andato perduto per niente, perché secondo me quello di Gurdjieff è direttamente legato a loro, anche quello del sufismo, no? Cioè la tradizione si sta mantenendo, grazie a Dio, ancora, è ancora viva e sana. Ho capito, quindi c'è questa relazione tra il potrebbero essere i raggi dell'universo con No, ecco, ti stavo dicendo che a ogni deviazione, diciamo così, Gurdjieff sostiene che per ogni semitono ci vorrebbe uno shock addizionale per fare in modo che la cosa che ti sei prefisso riesca ad andare in porto e non ti distolga, no? Si può vedere dalle cose piccole pratiche alle cose di grande portata, cioè da piccole curve a grandi curve, no?
Se tu ci fai caso, tu sei distratto sempre dalle cose, stai per fare una cosa, un'altra ti distrae, questo è nel particolare, no? Nel generale è che è difficile che un uomo si prefigga un obiettivo e lo mantenga fino alla fine, no? Cioè ci vuole una forte volontà, è questo che significa shock addizionale, che con la volontà uno deve riuscire a non farsi cambiare, no? Cioè vuol dire che la nostra vita potrebbe essere un'ottava, però al primo accidente musicale che tu incontri viene distorto, quindi parti. Devo accompagnarlo poi io all'autostrada. Allora io scendo giù con te, che poi detto, perché lui alle 5 deve, che ore sono? Ha detto alle 6:15. Sì. Però quando si telefona il tassista io non ci sono qua, devo rispondere sua mamma. Vabbè, ci sono io, sì. Alle 6:15 allora deve essere. Sì, grosso modo. Alle 5:15 qui. Porto sulla zia, giù e poi. Che ore sono adesso? Le 4:15. E ce la fa? Sì.